Come consigliere comunale del centro-sinistra, insieme anche al consigliere comunale dell'UDC, abbiamo chiesto il consiglio comunale monotematico sulla scuola di gastronomia perché ci sembrava utile e opportuno far conoscere alla città quali erano le idee che l'amministrazione comunale aveva in merito a questa gestione. Ieri sera abbiamo nel Consiglio Comunale abbiamo sostanzialmente visto, sentito dire dall'amministrazione comunale che c'è questa gestione fino all'anno prossimo e poi dopodiché non ha idee al momento di cosa fare di questa scuola. Bisogna dire alla città che questo attualmente l'inaugurazione che è stata fatta è non come si è detto nella città sulla scuola, ma bensì sulla struttura, cioè sul restauro che è stato fatto alla struttura. Noi vogliamo ricordare a tutti che questo è il frutto di tre progetti presentati alla Comunità Europea, tre progetti che partirono, il primo nel 2006, tutti dall'amministrazione precedente, dall'amministrazione Pietro Fedeli. Abbiamo subito in quegli anni 2006-2007-2008 tentativi fatti dall'allora opposizione per bloccare l'iter di questo progetto. Sostanzialmente ci furono una serie di ricorsi al TAR, 8 ricorsi al TAR, e anche fu coinvolta la magistratura ordinaria. Ricorsi al TAR che si sono rivelate poi tutti in un fatto di nulla sostanzialmente. La scuola è andata avanti, però questo comportò un rallentamento nella procedura perché ci fu un anno che il comune fu impegnato attraverso questi ricorsi al TAR. Ricorsi al TAR fatti dai consiglieri comunali di opposizione, che non avevano nemmeno il titolo a fare ricorsi, infatti furono rigettati, e ricorsi al TAR fatti da persone che volevano insegnare a questa scuola senza avere nemmeno i titoli per poterlo fare. Non avevano né i titoli né l'indirizzo di casa addirittura. E quindi alla fine furono tutti rigettati questi ricorsi al TAR. Ora, l'amministrazione dell'epoca continuò nel progetto e presentò ulteriori progetti alla comunità, uno attraverso l'area vasta per il recupero della struttura che è stata inaugurata e l'altro per il progetto INCOME per continuare la scuola di gastronomia. Oggi noi nel Consiglio Comunale abbiamo presentato un ordine del giorno. Facciamo una proposta semplicissima. Noi pensiamo che una scuola può, nel prossimo futuro, in questo paese, può avere un peso se questa scuola è in grado di rilasciare agli studenti che possono frequentare la stessa scuola un pezzo di carta che sia riconosciuto. Se qualcuno pensa che si può fare una scuola con dei corsi semplici di 10-15 ore senza che abbiano un peso poi per lo sbocco lavorativo, noi pensiamo che questo non possa essere definito una vera scuola. Una scuola è tale se alla fine dell'anno scolastico rilascia un pezzo di carta che sia valido dappertutto. Per questo noi nell'ordine del giorno abbiamo fatto una semplice proposta. Pensiamo che la scuola debba essere prima di tutto gestita dal comune, perché altre soluzioni noi non ne vediamo al momento, perché una fondazione non può essere costituita in quanto oggi la legge non prevede più la spending review, non ne permette ai comuni di poter partecipare ad una fondazione e allora un'altra strada che si può seguire è quella di affidare tutto nelle mani di qualche privato. Ma la vediamo, questo noi riteniamo che sia un percorso difficile perché vuol dire lasciare tutto nelle mani del presenza che il comune possa intervenire in qualsiasi modo. Invece pensiamo che la cosa più giusta sia che la scuola sia gestita dal comune. Per poter fare questo, noi pensiamo che esista un'unica strada, cioè quella di
attraverso dei partners, con una semplice convenzione, si possa presentare alla Regione Puglia, utilizzando la legge regionale del 99 sulla questione della formazione professionale, per poter essere accreditati nel rilascio di un IFTS, che significa istruzione, formazione di alta formazione. Questo IFTS è un diploma che può essere rilasciato alla fine dell'anno scolastico e che è riconosciuto dalla Regione Puglia ed è riconosciuto in tutta Italia. E addirittura questo FTS per quei ragazzi che vogliono continuare poi l'esperienza iscrivendosi all'università vale come credito formativo. Noi crediamo che questa sia al momento con la legislazione attuale dello Stato sia l'unica possibilità di costruire una scuola che abbia un futuro. Guardate, se i corsi professionali di 15 ore, 20 ore a questi livelli è piena l'Italia, è piena la Regione Puglia, è piena anche la nostra provincia e non c'è bisogno di utilizzare una scuola, un istituto, uno stabile a quei livelli per poter fare questo. Questo lo fanno anche i vari ristoratori che sono sul territorio, fanno questi corsi nei loro ristoranti, nelle loro strutture alberghiere, quindi è come dire, come esperienza già superata, perché oggi il settore della gastronomia sta diventando sempre più difficile perché aumenta la concorrenza e quindi c'è necessità di intervenire con un qualche cosa che sia superiore agli altri. Se sceglie, vuole continuare ad essere la capitale della gastronomia, deve per forza offrire un qualche cosa di superiore rispetto a ciò che oggi offre il resto del territorio.